ci siamo ragazzi. Siamo in audio perché ragazzi ci hanno invaso, ma ce la faremo. Noi che siamo rimasti qui adesso vi daremo delle dritte su come collaborare con loro, cosa fare. Beh, non farsi prendere dal panico. Che mi spieghi perché... come mai in Aterea Gavassa cioè con tutto il mondo a disposizione, cioè l'aeroporto, cioè l'altro andiamo a potrovare l'aeroporto Il campo volo Massimo, come mai in Aterea Gavassa? Secondo voi quando è successo? In Rive, a me a su un passeio in col a Mesdegger in mia sentite sottofondo. Quando è? Ai due. Ci siamo ancora. Ci abbiamo ancora 30 secondi per dirvi che stiamo partendo. Sigla! Vai con la sigla! Sigla! Fra un po', sigla. Fra 8, 7, ancora, 6, 5, ancora. 4, 3, 2, 1. Sacque con Lele, Nuetter, Ascoltom, Radio Animal. Noster Mund di Savino Rabotti. Cercherò di recitarla in dialetto montanaro. Con al sol, quando piovo, quando truna, con la nebbia, la neva o con la brina, i noster Mund i furmina corona, tigna di stare in co a una regina. Al cusna, long destes, tranquille stank, al ventage, con tre punti, pena cresta, e lontan al cimù, visti dalla festa, la nuda pradarena e caval bianc, la preda le un altar pral vente e tron, un dio sempre presente in Apenin. Can guarda in ghegna né cattiv né bon, ma ben papà i vol ben ai suo fiulin. Valestra, un bel gatun, e po cusna, rusena, al monta tesa, ferma star, carparissa Matilde la contessa. E i guardasun, li sura a vigliar. E po la fila di quater castè, che più che ver i pari disegnà. Prunt alla guerra me di soldà, unì, ma sa fa rusti fradè. In dut argir l'è tutta una sorpresa. Munt con una storia da contar. Basta guardare al mun senza pretesi. E da saltem da star ascoltar. Eccoli. Siamo atterrati a Gavassa. Gli alieni ignoranti. Ragazzi, abbiamo scoperto che c'è un'ignoranza artificiale aliena. Che comunque è atterrata a Gavassa. Voi lo riceverete. Noi di Radio Nimela abbiamo avuto la notizia adesso perché siamo arrivati qua. Sì, ci hanno morsicato. Quindi adesso ci siamo trasformati. Siamo già trasformati. Lele sta cercando, vedi? Cioè, hanno già, come prima cosa ci hanno staccato Facebook. Sì, ecco. Quindi siamo solo su YouTube. Adesso a Menalino che guerra il cellulare con un voce basta. Vedete, questo alieno ha preso il cellulare di Lele e adesso sta cercando di capire. Sto cercando di condividere come avrebbe fatto il terrestre. Bene, quindi siamo sopravvissuti alla Pasqua.
Siamo sopravvissuti ai bagordi. Però all'invasione aliena faremo quella, no, quella no, quella no. Ci hanno hackerato, ci hanno. Perché poi comunque se guardate tutte le serie televisive adesso, molte di Netflix, c'è la Manu che sta guardando, ne ha finita una oggi, che poi è finita la prima serie, dove praticamente lui è succedere tutto, ne è successo un caso, perché che poi la seconda serie che da arrivare. E quindi c'è un certo interesse su sto discorso. A me personalmente non me ne ha mai fregato tanto del discorso alieno, diversamente invece da un altro componente qua del gruppo. Però oh, io ragazzi ho l'RH negativo, non esiste primato che abbia il mio sangue, attaccatevi a Darwin e andate a darvi al culo. A Gloncam è l'RH negativo. Allora vado anch'io in quel paese lì. Perché in Ateria Gavas, allora Conte, dopo ci dovrà fare la conferenza, quindi perché stasera l'ospite è una cosa misteriosa. Stasera abbiamo un ospite misterioso. Ma qui ci sono anche qui? Sì, qualcheduno salta fuori anche qua, però. Ma dove si vedono? Sempre nello stesso posto? Si vedono nella. Si dovrebbero. No, si vedono nella televisione dopo, cioè. Si saltano fuori. Però oggi sarà una puntata senza Facebook, si fa fatica. Dopo vedremo di pubblicare, perché dobbiamo comunque rinnovare. Insomma, dopo vi pubblicheremo la foto di quello che ce l'ha hackerato. Così. Parega costa che. Io vado in postazione. Mi sta bene. Un quel accidente anche a Wether. No, gli alieni ci hanno hackerato la pagina, quindi lo faremo poi. Il lampre pareda comunque spreme un po' sul naso questa maschera aliena. No, ma non è una maschera. Non è una maschera. No, questa è la tua personalità. È la tua personalità. Anche perché non si vede non si vede chi sta parlando. Sì, se uno può dire col calvol. È come se fosse insieme alla sigla iniziale. Quindi 12ª puntata, allora spariamo, Lele sarà, cioè ci sarà un ospite che parla degli Anunnaki. E quindi Gilgamesh. E abbiamo deciso, e poi ci sarà tutto il conte, come sapete, avete visto che ha fatto sulla schiena di Gino, ci ha tatuato tutto il programma della serata. Perché e quindi, Fausto, la prima cosa che hanno fatto quando ci hanno invaso, gli hanno tolto il Nimel subito. Vabbè, perché no? Adesso fammi un passo indietro, perché ci ha peda gli alieni, perché gli hanno ciappe Gino, e noi se ci ciappe Gino, noi te rintromi in assiamo subito. Ci hanno preso ostaggio Gino e quindi dopo ci poteva ricattare tranquillamente. Diciamo che cercavano lui e dopo a Nuetex ho mandato di conseguenza. Chiaro. Bene, quindi, ragazzi, vai. Adesso abbiamo Lambrusque con Video Max. Lambrusque, tampiesa meno brusque. Lambrusque, me sempre dal ghost. Dal voltam della paca e me stramas da manna vaca. Dal voltam della paca e me stramas da manna vaca. Eccoci qui, siamo in diretta a bere del Lambrusco. Oggi, ragazzi, siamo. Apro un Lambrusco che l'avevo già aperto qualche anno fa. Per me è uno dei migliori della provincia, è il Caprari. Ma dell'universo, direi. Ah, dell'universo, visto la giornata. Vecchia schiuma! Che è un lavoro di fragoli, le. No, che fragoli che ne porti. Piantagione. È un bollino rosso, ove. Bella finita la puntata, sì. Bella posta. No. Anunnaki che. Allora, sicuramente è paradisiaco, è divino, diciamo così. È divino, sicuro. Beh, sì, assaggiò metà. Allora, era questa cantina storica di Reggio Emilia che è stata rilevata da Cade Medici, che non è da confondere con Medici Ermete. E niente, adesso lo fa lui la ricetta. Purtroppo non viene descritto i vitigni usati, ma sicuramente sono maestri, i soliti vitigni. Picorros, Ancelotta. No, Ancelotta sicuro. Picorros penso di no. Secondo me è un maestro di Salamino. Caprari, bollino rosso. L'importante è se mi ha piccol nigga. Però prezzo, Max. How much? Allora, preso alla Coop 7 euro. 7 euro.
infatti vanno eliminate le bottiglie di Lambrusco sotto i 5 euro perché le torciò e poi il Cuntanei ci ha pegnito, quindi bisogna cioè, ricordatevi che sono vini fatti bene adesso come adesso il più delle volte, poi rimane sempre anche quella un po' da, insomma, e comunque siamo sotto i 10 euro con dei vini interessanti secondo me, quindi non possiamo lamentarci del territorio e del nostro Lambrusco. Allora, d'avril tutta la macia la va a fiorire, non so se ne siete accorti, ma sta succedendo questo per fortuna. Per San Merc, onè o covè, praticamente San Marco, che sarebbe il 25 aprile, dovrebbero schiudersi i bacchi da seta, che adesso non si usano più qui da noi, o non so, a livello amatoriale qualcuno forse li alleva e fa la seta con questi bacchi. Ma dal resto, invece, una volta migliorare il reddito familiare, soprattutto da parte dei contadini, perché avevano questo, li tenevano nei solai e poi avevano i gelsi, coltivavano i gelsi, perché il bacco da seta è molto ghiotto della foglia del gelso. Non solo il bacco da seta, anche altri bachi, che so che il gesso è una pianta che, visto che ho fatto il disinfestatore, lo so, viene aggredita spesso anche da altre farfalle, che si vede che quella foglia tenera lì piace a molti bruchi. Sì. Allora, modo di dire, una volta là a Spolferna Mateda, quindi anche a due o tre, detto da te, Lele, un po' per te specialmente con dai geni come il nostro, una volta al te a spolfare la matenda, let me quel da serp che nito o maduro. Con la mastrecca avevo foragnito, ma vagna internito lì stesso. Quindi stena quelli bella, che sono molto stena pella le incasei molec. Allora, post che sono in balom, bellissimo questo modo di dire qui, l'ortiga la gnosa anche a Europe. Sì, però vi motivi e la senten anche allora, la senten. L'acqua la boi, Ma la pola andare it's over. Ah, questo qui si dice a uno di solito quando uno va troppo a dre, allora ti dico il lavoro che occhio, perché l'acqua la vuoi, ma la va over. Quante roti marò. Allora, adesso vi faccio delle cose del calcio. Allora, dai. Algana Spavireda, tremenda. Per dire di uno che dà una bella sberla al ballone, di potenza, tira fortissimo. La gega. Al Puda, al Sega al Gambi. Detto da Wilder. Difensore. È un difensore, Zoli. Wilder Tenaglia, soprannominato Tenaglia. Leon Brock, per dire che è un ronzino, insomma, Leon che fa schifo. Queste che le carine, che queste che. Al Valerba, quando uno allessa il ballone. Al Valerba. Si diceva anche per i motocrossisti quando uscivano. Tu eri esperto. Sì. Una sera faremo una puntata su. Io ho dato, ho comprato tanti prati. E che Pioferra d'Osche. Più che altro di Bocca che io vado. Super SRF. Ah, vi volevo dare un consiglio per chiudere. Che dal 15 aprile si potrà togliere le gomme invernali. Io uso 4 stagioni, ma nel caso. Bella pizza. Ti posso fare una domanda, visto che sei lì in veste anche di professore? Ne hanno pubblicato uno in modenesi, no, di detti, che volevo sapere una traduzione da te. Sì. Dice: quando hai il cool e frost, anche a cresta diventa giost. Che sembra volgare detta così, io ho la traduzione, dice: quando si è alla fine della vita ci si avvicina a Dio, cioè nel senso che quando hai il culo è frost, cioè quando sei verso la fine, cioè te frost, no? Perché poi noi lo vediamo il culo per lavoro, diciamo, erotico, ma il culo è kega, esatto. Allora, quando hai il culo è frost anche a cresta diventa giusto. Però io per chiudere parlerei della gallina. Ecco, quando il gallo no. Quando guarda un po' Almania la galena,
Ole male ole male gala galeina. Ole male gala. Ci siamo. Allora ragazzi, adesso è colpa mia che non gliel'ho scritta, perché ultimamente glielo scrive. Bravo. Ciclata, sempre in mail. No, vabbè. Adesso gatti glabri extraterrestre. No, una roba. Vai. No, volevo fare finché c'avevo il bicchiere, ma le sparì. No, ok. Volevo fare un brindisi a un mio amico che purtroppo oggi l'abbiamo portato al cimitero. Ciao Giuse, ciao Sperro. Sei sempre nei nostri cuori. Bene. Bene, bene. Bevete. Ok, andiamo avanti con gatti glabri extraterrestre. Eccoci qua. Ecco, stasera qua. Come gatti glabri faremo un classico dell'argomento. Difficilissimo da cantare. Molto difficile. Sì. Noi non lo proviamo praticamente. Mai. Facciamo tutto così, improvvisiamo. Facciamo due prove prima della trasmissione. E in effetti il cantautore in questione è molto bravo. Sì. È un timbro di voce che è difficile da un po' da no, poi da riproporre. È il tipo proprio di canzone con il ritmata, è un parlato cantato, quindi va tutto fatto però, in una certa maniera. Approvom. Però noi glabri siamo anche senza vergogna, siamo senza pelo e senza vergogna. Senza e quindi e che Gargamesh ce la mandi buona. E che Gilgamesh che dopo Gilgamesh che dopo mia Gargamella ci spiegherà tutte gli Annunaki, no? Tutto l'argomento poi di stasera. No, il pezzo è naturalmente extraterrestre di Finardi, non poteva essere un altro pezzo. Diciamo che parla di... Vai! Eccolo! Uè, uè. C'era un tipo che viveva in un abbaino per avere il cielo sempre vicino. Voleva passare sulla vita con un aeroplano, perché lui non importava niente di quello che faceva la gente. Solo una cosa per lui era importante, e si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle dalla finestra del tetto con un messaggio voleva prendere contatto. Diceva: extraterrestre, portami via, voglio una stella che sia tutta mia. Extraterrestre, vienimi a pigliare, voglio un pianeta su cui ricominciare. L'extraterrestre se ne va, vuole andare via. Una notte suo messaggio fu ricevuto, in un istante è stato trasformato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria un buon sapore. E c'era da esplorare e dopo la terra e il mare in cui giocare. E lentamente la consapevolezza mi sta un dolce sicurezza, l'universo è la mia certezza. Diceva: extraterrestre, portami via, voglio una stella che sia tutta mia. Extraterrestre, vienimi a pigliare, voglio un pianeta su cui ricominciare. Yeah. E qui l'extraterrestre è stato portato su un pianeta e voleva sempre di più. Di più. Di più. Di e questa è la natura umana, che non siamo mai contenti delle nostre cose, giusto? Vogliamo e quindi vogliamo di più. Sempre di più. Di più. E vogliamo di più. Andare, vogliamo Voglio andare. Non ci accontentiamo. Però dopo succede che magari ci si pente. Eh sì. E
qua arriva l'ultima strofa. Ma dopo un po' di tempo la sua sicurezza comincia a dare segni di incertezza. Si sente crescere dentro l'amarezza, perché adesso il suo scopo è stato realizzato. Si sente ancora vuoto, si accorge che lui niente è cambiato, che le sue paure se ne sono andate, anzi semmai sono aumentate, della solitudine amplificate. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa far tornare. E dice: extraterrestre, portami via, voglio tornare indietro a casa mia. Extraterrestre, non mi abbandonare, voglio tornare per ricominciare. Extraterrestre, portami via, voglio tornare indietro a casa mia. Extraterrestre, non mi abbandonare, voglio tornare per ricominciare. Eccoci ragazzi. Bene, bene, l'ho portato da canca stasera. Questa è stata una bella prova, eh. Non è facile. No, non è, non è, non è semplice, non è semplice. D'altronde, d'altronde bisogna comunicare con degli esseri non proprio semplicissimi. I gatti glabri. Ah no, gli alieni, io capito. I gatti glabri. No, bene. Quindi questa sera la Marina oggi come siamo arrivati? Ah no, allora purtroppo, ecco, spiega tu. No, no, vai idea, vai idea. No, dimmi, dimmi, dimmi. No, no. Ma andiamo alla sigla. Non può essere presente. Sigla. Allora, sigla, sigla della Marina. Sigla. Hai visto? La Marina sembra che sia stata rapita dagli alieni per quella sua particolarità. Ah, quindi, erano curiosi. E quindi erano curiosi di capire cosa stava crescendo sotto. E quindi stasera la Marina, la ghemia... Quindi l'hanno prelevata dalla ginecologia, la dovera fare... Sì. La stanno studiando? Perché c'è già un alieno che comincia ad avere le sembianze della Marina, hai capito? Ah, quindi è lei che ha modificato i... Sta modificando gli alieni. Com'è questa modifica? Com'è? Com'è? Cosa va? Gli alieni? Conte, anche gli alieni... Telefono! Invidiano, anche invidiano alieni questa virtù, piangono. Invidiano questa virtù della Marina. Telefono Marina! No, ma comunque chi è? Corrado Malanga, sì, dice che tanti sotto ipnosi hanno proprio rivelato di essere stati presi dagli alieni. Sundance 50.000 euro fa anche a me senza ipnosi, eh? Allora, cioè, allora, se che hanno bisogno di una tessia anche a me, cioè, a me ma sotto gli alieni. Lanciamo il video Max, così il video diamo... di Max. Sì, sì. Vai col video, Ste. Ciao ragazzi, dopo di un anno ci vediamo qui a Reggio Emilia, che poi sarebbe Gonzaga, alla mostra scambio della Ruggine. Voglio fare un salutone a tutti gli amici di Radio Animal, perché solo voi, degli animali come voi, potete capire l'idiozia di un portatore sano come me, proprio della mattanza più assoluta. Ok, è vero, sei d'accordo? D'accordissimo. Animali, bastardi, vi voglio bene, dovete peggiorare, dovete peggiorare. Sei d'accordo? D'accordissimo. Possiamo andare a fare in culo oppure no? Sì. Andate a fare in culo, mi raccomando, e fate come me, sostenete il mondo gay, siate favorevoli, più gente si fa dar nel culo, più figa rimane per noi. Devinte cool. Nimeal. Grazie.
Bene, sempre beh, passato il messaggio. Scusate un po'. Max. Ognuno ha gli ospiti che si merita. Noi come extraterrestre abbiamo scelto lui, perché l'abbiamo conosciuto a Sanremo l'anno scorso, ci siamo divertiti, allora casualmente l'ho rincontrato e l'ho salutato, abbiamo fatto questo video. Poi nel finale è un po' volgare, diciamo. È il suo stile, diciamo. È un po' come il mio. È perfetto. È un po' come Lele, son due extraterrestri, così ce li... Volgari. Il pubblico di Rai 1 prima serata non lo potremo mai avere, però esatto. Parliamone. Noi ci accontentiamo di voi. Ci rimane tutto il resto, ci siete voi che non state ascoltando Rai 1, che è già qualcosa. Grazie a voi. Poi ormai adesso facciamo vedere un altro tipo di video che presenta l'Italia, che sono i video, sono le meme ignoranti sugli alieni, che insomma anziché andare a cercare notizie vere abbiamo perso meno tempo e siamo andati, sono andato io, in questo caso è colpa mia, se non vi piace il video sono andato a cattare la roba lì, che insomma secondo me mi è sembrato abbastanza sarà simpatica in linea, c'è un altro tipo di ricerca, ecco, poi video ignoranti alieni. Buona visita. Ciao ragazzi, dopo di un anno ci vediamo qui a Reggio. McMahon una alla volta, una alla volta. Niente, quindi non è perché trovi un cane, perché a differenza di domani è fedele, cosa che nessuno ha mai visto. Ti lascio un film porno. Se non sono più tornati hanno i loro cane di alieni, arrivano e ti rapisci con la tua ex. Missione fallita. Come noi, ti volevi prima. Ecco, con lei sono me. C'è vita e intelligenza sulla terra, io ma sono di passaggio. Bellissimo. E quindi questa è la Terra. Altri sistemi solari, avvistamenti UFO dal telescopio. Ecco, basta guardare quello e dopo. Quella è molto bella. Io un po' solo perché. Gli alieni sulla Terra, umani su Marte. Ovvio. Cioè, quella lì è l'ultima, molto bella. L'ultima è ci facciamo, ci facciamo riconoscere anche su Marte. Beh, c'era. Così un po' come Nazca, le linee di Nazca, quelle che le vedi dall'alto, quella lì. Ma io credo che Lele come è informato su tutte queste cose. Perché sulle cose lì. Come si chiama? Sa anche i cose di Nazca. Gilgamesh. Gilgamesh o Gilgamesh? Gilgamesh. Gilgamesh. Niente. Adesso è un bel momento. Abbiamo il nostro conte con la barzelletta. Ah, aliena, aliena. Ma vedremo. Vedremo. Eccoci qua. Eccoci qua. Allora, la barzelletta extraterrestre, non trovate la barzelletta. Speriamo che qualcuno la sappia, perché se qualcuno la sa è nuova per lui. Allora, c'è in una notte scura, tempestosa, un UFO a terra, non c'è nessuno, a terra vicino a un distributore. Allora mettono giù la scaletta, scendono gli alieni, arrivano vicino alle pompe del distributore e li scambiano per gli abitanti della Terra e cominciano a parlare in alieno, sperando che i terrestri, come loro credono che siano, rispondano. Ma dopo un po', sconsolati, ritornano sull'astronave e fanno una riunione perché si chiedono il perché i terrestri non abbiano parlato. Allora tutti dicono la loro e uno dice: ma secondo me non hanno parlato perché noi siamo tutti uomini, siamo andati giù, noi uomini
se loro erano femmine e hanno preso paura e non hanno parlato. Ma può essere che così. Allora uno gli fa, beh, allora proviamo a mandare giù al nostri moglieri, perché se in daldoni con i nostri moglieri e poi in parlare tranquillamente e spolen capire. Una bella idea però. Finché uno gli fa no, messo un steso, secondo me è una bella idea. Perché? Ma perché era un che arriva, un piccol che partiva da che toccava per terra e si taccava attacca un'ora e c'è te che mal poto mogliere. Aiuto. Fantastico. Bene, grazie al nostro Conte. Sì. Purtroppo non ci hanno ancora attaccato. Era Rocco Alieno. L'alieno Rocco. Allora, adesso andiamo avanti con l'intervista. Adesso la pubblicità di Rocco la guardate quando sbaglia. Sì. Okay. Buonasera. Ecco l'intervista al nostro Bill. Ecco, Gatch. Che è arrivato. Ecco, Gilgamesh. Eccolo. Uso questo. Giga. Allora, Godagnirle, aspetta, vai che non ci vedo. Allora, lei. Buonasera. Buonasera. Te sempre col personaggio che era. Insomma, offenda poi suo padre. Lei che è. Gilgamesh? Io sono il romanzo più antico del mondo. Assomiglia a quello che ha assaggiato il Lambrusco. Allora, smettila. Allora, le può un'autobiografia, più che un romanzo. Il romanzo più antico del mondo. Solo che Wetter, che capignito, perché sì, terrestri, e vi identifichi in Nethermond. Ma la mia autobiografia. Un po' come quelle che fa Bruno Vespa. Cioè, lei ha scritto in passato questa è un'autobiografia su se stesso. Lei parla la storia della mia vita. So che Wetter G, che è una roba fantastica, perché è grive mia. Allora, perché noi non ci ricordiamo di tutto quello che dovrebbe sapere lei? Perché è un vostro limit. E chi il carbonio, chi la bala lì, da andare a guardare le analisi, ma il mondo, le partite di mondo prima che Wetter. E se che era il mio Wetter, va scordevo d'essere. Ma in che senso? Cioè, pensiamo al nostro sapere, com'è cominciata questa cosa? Mi spieghi? Allora, l'ex è fatta. Mio zio, che l'ha in esilie, da Nibiru, dove sta il Wetter, le due scaper. E allora, solito sfermavano insieme a Marte, stavolta la caveva a venire più avanti finché arriva insieme alla Terra. La due tribulare, perché è tutto un anello, adesso sta chi mi spiegherla. La due passare, che è il pesce che ha degli ermi particolari. Era una rotonda? No, è un pesce che non è umano, ancora prendiamo pinselle per adesso. Era una rotonda aliena. E dopo gli arriva insieme alla Terra. E perché si è trovato bene qui? Come mai? Cioè? Per via. Cambia cambiare pagina. Perché rispetto a Marte, secondo me hai perso delle tavole della legge. Sì, sì, sembra un po' Mosè. Perché Mosè le stella fin, dopo siamo andati via, dopo quando è che arriva Mosè. Allora, ok. Io arrivo fino lì. Te sbagli tavola della legge. No, la giusta. Vabbè. Allora, è un tiro dritto, siamo arrivati insieme alla Terra e soprattutto mio zio con un culo della Madonna. Perché insieme alla Terra noi te cercavamo l'oro soprattutto, e rispetto a Marte che di mondi più oro e in più che di mondi più acqua, quindi c'è stato me che insieme a Marte più che Lambrusco. Oltre acqua mia tante, vedo che lei ma cercavate l'oro o l'oro?
No, cercheme l'oro. Asserviva, e come mai l'oro? Perché questa ricerca spasmodica? Che infatti Vlom lasciava piantare in la testa anche la storia che Vlom lasciava da baby, l'era dell'oro. Gilgamesh, posso dire una cosa? Perché anche al conte cercava l'oro. Io posso portargli gli Anunnaki. Gli Anunnaki adesso non hanno più bisogno di loro. Io lo so dov'è. Allora noi attraggiamo l'atmosfera che arriva di perché in tal nostro pianeta. Sì. E io ven capì che a buttare delle molecole d'oro nell'atmosfera la cavano a rallentare la forma le distruzione e quindi serviva tantissimo oro. Ah, era un carburante, una cosa? La polvere d'oro veniva messa nell'atmosfera per un po' come volete quando chi vuole il buco nell'ozono che smesse di fare i cosmos, diciamo, al gas, le lacche, chi le vuole. Beh, anche a te te della la lacca, anche a te, secondo me il buco dell'ozono l'è indesso stasera, perché con clapetnet. Ma come mai, come si sviluppa questa cosa? Cioè, mi spieghi, Gilgamesh? Allora, il problema era che l'oro, come sai, le dentro la terra, in tal minieri. E loro hanno detto, sono tirati a tre gli schiavi, gli gigi, che erano di sotto, gli gigi. I gigi. I gigi. E allora? Quando dice, mettiamo un gigi. Le mie montagne. Un po' sottosviluppo, però a un certo punto si incassè e prima più lavorare. Allora io ho detto, se fammia. E allora? Allora, per fortuna, un eter mesio. In lingua extraterrena è OA. Smettila. E allora, un eter mesio e Messina, io ho dovuto creare un eter umano per farlo lavorare al suo posto, gli Gigi. E qui fate. Parla dialetto anche lei? Io sono. mi sto infettando. Mi fa è un catè dal semi che insieme alla terra e poi come dal nostro DNA e dopo un po' tentativi ho fatto la dam e kawa l'uomo e la femmina. Il terrestre e la terrestra, insomma, io capisco. E niente, e chi viene da fare dal bestie mi intelligenti come noi eter, ma comunque appena un po' intelligenti che capisce gli ordini, quindi da finire. Basta, perché è bello erotico io. Adesso a me vai poi un'altra volta perché a me e sono un po' facciamo tante puntate perché è una cosa seria che va cambiare ogni tanto. Aspetta, Conte a Gilgamesh va a cambiare l'olio ogni tanto smaglia un po' sfumana. Prova a guardare la sfera d'olio. La terra è piatta o no? La terra è rotonda, smettila. Bene, adesso abbiamo i figli delle stelle. Siamo? Allora, maestro. Hai visto un marziano? No, dopo. Ma non svelare, non spoilerare. C'è scritto là. No, non spoilerare. Adesso cantavamo sempre una canzone inerente col tema extraterrestre, perché noi siamo Gilgamesh. Siamo? Gilgamesh. Figli delle stelle. Figli delle stelle. Figli delle stelle. Vieni idea. Senti che sound. Noi ti seguiamo, No, insieme tutti. Adesso mi trasformo. Oh! Che poi i marziani le fanno tutti le canzoni, le fanno tutta, no? Non le tagliano le canzoni. No. Non le tagliano. Minuti. Infinita. Però vale la bellissimo pena. Anche l'introduzione. Ringraziamo i ragazzi di Vinkevala. Senti che va là. Vinkevala. Insieme! Silenziosamente insieme ci sentiamo.
tempo di fermare questa corsa senza fine che ci sta portando via. E il vento spegnerà il fuoco che si accende quando sono in te. Quando tu sei in me noi siamo figli delle stelle, figli della notte che ci gira intorno. Noi siamo figli delle stelle, non ci fermeremo mai per niente al mondo. Noi siamo figli delle stelle, senza storia, senza età, eroi di un sogno. Questa notte figli delle stelle, ci incontriamo per non perderci nel tempo. Come siamo belli. Noi siamo figli di Gino. Come le stelle noi, riflessi sulle onde scivoliamo. Come le stelle noi, avvolti nelle ombre noi ci amiamo. Io non cerco di cambiarti, so che non potrò fermarti, ma per la tua strada vai. Ciao, io non ti scorderò, dovunque tu sarai, dovunque io sarò. Noi siamo figli delle stelle, figli della notte che ci gira intorno. Noi siamo figli delle stelle, non ci fermeremo mai per niente al mondo. Noi siamo figli delle stelle, senza storia, senza età, eroi di un sogno. Questa notte figli delle stelle, ci incontriamo per non perderci nel tempo. Eroi di un sogno. Cerchiamo in fondo, la cercavo in fondo. Allora, ringraziamo Vinché va là, la radio che ogni tanto manda le nostre puntate. Grazie. E anche Radio Regia, grazie. Maurizio Wally nel caso. Ascoltate Vinché va là, perché ci siamo noi e ci sono tutti gli artisti reggiani. Gianni, bravo Max. Ragazzi, allora, ricordiamo che venerdì 19 c'è la puntata Radio Nimel, sempre di venerdì alle 20:30. E speriamo che per allora riusciamo a rimetterci su Facebook. Dovremmo riuscire, cioè, ci sarà ospite Paolo Montanari. Grande Paolo, Sandokan. E quindi canteremo un po' di canzoni dei nomadi, canteremo un po' di robe e affronteremo quindi alcune cose. Il tema della serata è Nomadi Zingari, per stare attuali. Io farei anche anni 70, Puglio di Sabbia, figli dei fiori, figli delle stelle. Cantiamo Ziganata dei Litfiba. Fantastico. Evo Bollano, una cosa che non è ancora stata detta stasera. Rigore per l'Inter. Sì! Bella finita anche con l'Inter, belle vesti. Abbiamo avuto soddisfazione per qualche mese, poi. Dai, speriamo bene. Va bene, dai. Allora, adesso dai, i nostri ragazzi vi faranno sentire No West un marziano.
No, allora, io ho visto un marziano. Allora, la Dea ci ha fatto un film West. Ci ha fatto la versione inglese. Io ho visto un marziano, insomma, in Australia. Allora, aspetta un secondo, dobbiamo dire due parole, Fausto. Allora, dobbiamo dire due parole, perché questa è una canzone storica di Mingardi. Che è, come sai, noi siamo cresciuti con Pane e Mingardi. Sì, sì. Non l'abbiamo provata. Sì. Chiediamo. La sappiamo. È un po' difficile. No, la sappiamo. La sappiamo. Non abbiamo i mezzi che ci permettono di, soprattutto musicali. Perché c'è il maestro Tirelli, Clemè Cousin, che l'ha fatta, cioè la fa col pianoforte. Ma Nuetter, io con la chitarra sarò molto indegno. Infatti, a un certo punto proseguirà a cappella. Scappelliamo direttamente. Anche il filete ed io. La nostra orchestra è il maestro, sì, il maestro Bolivar. Mono esemplare. Il nostro Bolivar. Quindi noi. Che suona anche a Frost, perché suona Drei Ustella, Cadme Fiola. Quindi suona anche a Sbappare. Tocca lavorare. Ogni tanto. Sempre gratis, sempre. Abbiamo lottato per trovare la tonalità e trovare l'accordo. Ma forse. Scappava via. Forse l'ho capito. Quindi è un mi. È un non so. È un accordo alieno. La canzone Hai visto un marziano? Hai visto un marziano? L'è impossibile. Te ves presa ben. In mezzo alla campagna tesa se sva, in mezzo alla campagna tesa se sva. È sicur, mo' a cada buona, a un sampo gelmun. Le ratrimettero quando è dal fos, quando è l'ovesta se caghe d'os. Voglio pisse, a San Fortunè, la scienza del mondo ha bisogno di me. Mi sono avvicinato con soli stragi, ambasciatore del mondo intero. Aio vado a xè, insegna salute, ma sarebbe scappello un tiro tira. Hai visto un marziano. Ben cum l'era, sei risvino, l'hai visto benino. L'aveva tre gambe, una più corti, sottili, pareva in grisè. Con due stevi pic, le tre la morta, proprio compagno lo usa il sandrè. Al tranc pareva una mortadella, e i brasento su si sol. Al maia bevè quattro dita, e vede il pezzo, oggi ho tre stati. La terza, compagna un blon senza capì, vai in verza, la televisione. Quattro tre ore, due fusi dal nes, la bocca davanti, una dei tre, ande tre, e lui la parlè, brisa tires, axe a me te. Dunque, la prima cosa da fare. Maestro, l'era d'erga il benvenuto. È meglio di te. Ci ho detto, welcome. Bienvenuto. Vutna chicles. E poi ogni detto marziano, perché se le vengono le compagne di Romelanessa sled l'inter, oh. Perché? Ti un fat cosle, ti tutte stralanche. Ma cos'è te dos? Di poliomelletic? Un marziano? Non la mutua. Oh, di quello. Noi italiani, amici. Vamola. Noi italiani nel Mac, ancora per poco. Te ne di Baiuca, eh? Anche tutta un'attrezzatura in acciaio super inox signe vinces. Inox. Stasset calcemos. Avvira la bocca lundi, sta freddino rostrin ai lati. Cosa? Ta fredni look rostri nei lati. Aspetta che scrivo. Ta fredni look rostri nei lati. Hai capì? Le larmese! Scorri in italiano, fatemi dal culo. Da dove vieni, avendo lontan. Baxa cerca qui al mondo. Te che sei tanto progredito. È un disco volante, radar in testa. Chissà quante strappalerie. Al ma risposto, un dea gireva. Anim se va più d'esterla da me. Vers la terra al vostro mondo
a me quasi perse tornerci nei. Aio tu Santan, e forse anche più, e il progresso, le carso come forse non sembra, a fare una fuola, ma tanti anni fa mi ero fatto compagna a te, po' dal guerri tremendi, l'inquinamento, al sitca mancheva, amsa trasformè, la gente l'amor più, al merle su che, la frutta è sintetica e plastifica, l'aria le verde, gli alberghi in più, la terra è deserta, a perdita d'os. Se la memoria funziona ancora bene, è tornato il maestro, ti deve essere un conto dei, possiamo essere qui a respirare di abona, possiamo maniere un tocco e zigola. Hai un vestu marcian, io vestu marcian, io vestu marcian, maniera la sigola, si che va con te. Hai un vestu marcian. Complimenti per l'interpretazione. Questi sono anni, grazie. E anni di studio. Grazie Andrea. Anni. Grazie Andrea Mingardi. Grazie Andrea Mingardi, che è il nostro guru. Questa qua l'abbiamo cominciato a cantare nel 91-92. Sì, sì, era. Che poi era già uscita da una decina d'anni. Sì. Noi eravamo è un già, must della. Eravamo già cose. Ah sì, perché io e il Conte andavamo a vederlo che era negli anni 80, che faceva già questo penso pezzo. Che sia il concerto, quando... il cantante che abbiamo visto tutti. Super Circus, sì, un gruppo più, si chiamavano Super Circus. Salutiamo lui con Andrea Barbi, Tirelli, Marco Ligabue, eccetera. Fanno... E non si sa mai che... Adesso ci avvicineremo, Bolivar... avremo dei discorsi da fare. Stiamo approcciando. Da farci. Bene. Dea, hai qualcosa da dirci? Allora, vi aspettiamo venerdì 19 su YouTube e se riusciamo sempre torniamo 23. Su Facebook. Direi come sigla in finale abbiamo una collezione di video ignoranti, non quelli alieni ma gli altri, Stefano se la manda così ci salutiamo definitivamente. Okay. Ok, allora vi aspettiamo venerdì prossimo. Con Sandokan. Salutiamo gli tutti gli amici di Facebook anche. Tornano gli alieni. La ciccia. Che buona. C'è il consigli medici sotto che è inutile passare una vita. Quella lei è una bellissima foto. No, questa qui era quella di Pasqua. Del Pronto. La grande carica. È un po' blasfema, cioè. Allacciate le cinture. Tanto. Da questo momento si vola al papete. Andate al papete, ragazzi, divertitevi. Oro psichedelico. Ciao ragazzi. Ciao. Finale non mi ricordo che ci ho messo. Ci vediamo tutti. Venerdì prossimo. Ciao. Vi vogliamo bene. Ciao a tutti. We love you. Same.